Buongiorno e ben ritrovati dunque per questa edizione del TG Giorno. Una buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Apriamo parlando del Carnevale di Viareggio. In realtà manca ancora qualche mese al Carnevale edizione 2023, ma si parla molto in queste ultime ore del Carnevale di Viareggio sulle mura di Lucca e si va verso una storica intesa. Intanto vediamo i particolari in questo primo servizio. Non si parla di una vera e propria sfilata dei carri allegorici, ma di una prima storica presenza di figuranti e coreografie nelle strade e sulle mura di Lucca, fra maschere e coriandoli. Un qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa, persino nei più brillanti sketch della canzonetta, che invece si appresta a diventare realtà nel segno della promozione turistica. Una collaborazione lanciata in vista del 150° anniversario del Carnevale, nel solco della ritrovata intesa fra le amministrazioni di Lucca e Viareggio, partita con una prima riunione fra l'assessore al turismo lucchese Remo Santini e la presidente della fondazione Marialina Marcucci. La data individuata potrebbe essere sabato 11 febbraio o sabato 18 febbraio del prossimo anno, alla vigilia del secondo o del quarto corso mascherato, quando per le vie lucchesi e sulle mura sfileranno i figuranti, le coreografie e alcune mascherate protagonisti del Carnevale 2023. Sarebbe la prima volta nella storia della manifestazione. È un connubio quello che sta proseguendo con il comune di Viareggio, iniziato con l'arrivo delle statue di Catalogna, che sulle mura stanno esplodendo in quanto a gradimento sui social, ed è un'iniziativa che vuole creare anche un pacchetto turistico nella vasta stagione a Lucca, appunto, coniugando le maschere, i coriandoli a quella che è l'immagine monumentale della città. Sarà impossibile portare i carri, anche perché chiaramente le mura hanno una dimensione tale che non lo consente, ma tutto quello che c'è intorno al Carnevale indubbiamente sì, e ci sembra che almeno per quanto riguarda i 150 anni di questa manifestazione sia un tributo doveroso. Per promuovere l'iniziativa ci sarà un manifesto straordinario basato sul bozzetto di un carro raffigurante Lucca e firmato da Fabrizio Giannini su commissione dei fratelli Francesconi nel 1948. Il carro mai realizzato si sarebbe intitolato Mercato Lucchese. Del resto una valenza storica in questa alleanza c'è. Fu proprio un gruppo di borghesi aristocratici lucchesi nel Martedì Grasso del 1873 a proporre la prima sfilata in Viareggio, arricchita da carrozze decorate con fiori. 150 anni dopo la festa si appresta a vivere fra le antiche mura. E quando ci sono iniziative del genere, come spesso accade, ci si divide un po' a metà, tra favorevoli e contrari. Vediamo. Ma vi che fan bella processione con mascheron su carri allegorici che muovi gli occhi e le mani per aria? Ma è qui sì! Ma da dove viene? Da San Quirico di Moriano. Favorevoli o contrari, l'idea della trasferta lucchese del Carnevale di Viareggio fa già discutere e chiacchierare, e non poteva che essere così per una novità assoluta e coraggiosa che tocca inevitabilmente la storica rivalità di Campanile, ma anche e soprattutto gli interessi economici delle due città. Mentre il web si divide di qua e di là dal monte, sul fronte istituzionale arrivano le prime prese di posizione, ed il primo a bocciare apertamente l'idea è il consigliere comunale della Lega Alessandro Santini, già presidente della Fondazione Carnevale. Ma i 150 anni della nostra manifestazione principale, dell'istituzione, il Carnevale, i 150 anni si festeggiano a Lucca. A febbraio il Carnevale è Viareggio, l'ombelico del Carnevale nel mondo, è il fulcro, il centro principale di tutta la nostra manifestazione. Non possiamo portare turisti, commercio e denaro in un'altra città, non avrebbe senso, non sarebbe spiegabile, non sarebbe comprensibile a Viareggio, tantomeno a Lucca, che non ha nulla a che fare con il Carnevale di Viareggio, soprattutto nei 150 anni che si festeggeranno. Chi invece sostiene l'idea è la Confcommercio Lucca Massa Carrara, che in una nota giudica assolutamente lodevole la volontà di creare una sinergia fra territori e fra la città capoluogo e la costa. È degno di nota, prosegue Confcommercio, il tentativo di ravvivare la città di Lucca in un periodo notoriamente di bassa stagione turistica, con un'iniziativa pensata per i lucchesi che certamente, sostiene Confcommercio, non passerà inosservata. Hai mai provato a chiedere a un lucchese se viene a Carnevale? I dati del Covid, c'è un lieve calo di casi e del tasso di positività in Toscana, 2675, lo vediamo appunto anche dal nostro sito, 2675, che significa meno 41 rispetto al giorno precedente. Il tasso di positività è al 17,5%. Per quanto riguarda invece i ricoverati, aumentano ancora, perché adesso sono 466 più 8
e anche le terapie intensive sono 21 più 2, 4 decessi con un'età media superiore agli 85 anni. Provincia di Lucca, i nuovi contagiati sono complessivamente 342, anche qui in lieve calo, meno 35 rispetto a ieri. Andiamo al liceo Valisneri di Lucca, dove c'è stato un bel gesto di solidarietà ieri da parte degli studenti per manifestare contro i soprusi subiti dalle donne iraniane. Vediamo. Un gesto di solidarietà corale alla lotta delle donne iraniane contro le violenze e le restrizioni dei diritti umani attuate dal regime in Iran. L'iniziativa di protesta, con tanto di cartelloni e trucco simbolico sul viso, è partita dai ragazzi della terza SC Vallisneri di Lucca e si è poi allargata a tutta la scuola, con l'augurio che possa estendersi a tutti gli altri istituti della provincia. Dobbiamo fare qualcosa, tutti facendoci questo segno facciamo per dire che ci teniamo e vogliamo dare il nostro sostegno. Un segnale di protesta doveroso, hanno commentato gli studenti dopo i gravissimi fatti emersi con la notizia della morte della ventenne Mahsa Amini, simbolo della lotta contro il velo. Vogliamo appoggiare le donne iraniane che combattono e rischiano la vita, e noi che non rischiamo la vita vogliamo comunque farci vedere, farci sentire. Avete aderito in tante a questa iniziativa? Sì, anche vedo ragazzi. Molte persone si sono truccate, mi fa piacere. Il colonnello Arturo Sessa è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Lucca. Con una vasta esperienza in ambito internazionale, dalla NATO alla cooperazione di polizia in ambito Nazioni Unite e OSCE, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, si è insediato a Lucca il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri. Il colonnello Arturo Sessa, originario di Roma, ha preso il posto del colonnello Ugo Blasi. Dopo aver incontrato le istituzioni locali, è stata la volta della presentazione alla stampa, alla quale il comandante ha parlato di un impatto positivo con la città e ha subito sottolineato che la caserma sarà un palazzo di vetro, ovvero che i rapporti saranno trasparenti sia con i cittadini che con la stampa. Ho un'immagine del territorio veramente interessante, molto variegato, un territorio che spazia dalla Garfagnana, la Piana, la Versilia. Sarà estremamente interessante conoscere tutte le varie realtà e organizzare ovviamente i servizi sul territorio in modo di essere sempre aderenti alle esigenze del cittadino. Incarichi assunti dal colonnello Sessa, quelli del comando delle compagnie dei Carabinieri di Mistretta e di Modena. Nel 2012 quello di capo sezione relazioni internazionali alla direzione centrale per i servizi antidroga a Roma. L'impegno primario, ha detto il nuovo comandante, sarà quello di controllare con attenzione il territorio per prevenire eventuali dinamiche criminali che possono nascere sotto traccia. L'obiettivo è quello innanzitutto di proseguire l'opera del mio predecessore attraverso due direttrici principali. La prima sarà l'attività di prevenzione, intensificando quelle che sono le occasioni di ascolto della cittadinanza, in particolare con le persone delle fasce più deboli, mi riferisco ad anziani, donne e bambini. L'altra direttiva riguarda l'attività di contrasto, quindi mirati servizi di contrasto alla criminalità organizzata e alla criminalità comune. Andiamo in Garfagnana, Molazzana, a parlare del museo dedicato alla memoria della linea gotica. Una volta scomparsi i testimoni diretti della Seconda Guerra Mondiale, rimarranno solo i reperti a raccontare quelle vicende. È per questo che oggi possiamo dire grazie a quelle persone che nel lontano 2014, animate dalla passione di ricercare materiale e documenti che facessero luce sui vari teatri di guerra in Garfagnana, hanno recuperato un patrimonio documentale e materiale tale da realizzare un vero e proprio museo. Parliamo del Museo della Linea Gotica Garfagnana, allestito nei locali dell'ex scuola elementare Don Bosco di Molazzana dal Comitato Linea Gotica Garfagnana, che cura e gestisce questa struttura con attenzione e capacità, grazie anche alla collaborazione della popolazione garfagnina. La popolazione ci ha aiutato perché quando hanno visto quello che stavamo mettendo in piedi, chi aveva del materiale dell'epoca è stato più che disponibile e ce l'ha donato. O ce l'ha donato o ce l'ha dato un comodato d'uso, quindi per poterlo esporre e far vedere ai turisti e alle persone interessate. Il museo è caratterizzato da tre sale museali ben distinte. All'interno della sala dedicata agli eserciti degli Asse, ovvero quello tedesco e quello italiano, possiamo vedere tutti i cimeli appartenuti
a questi schieramenti, il tutto recuperato in zona. Questa è una caratteristica a cui noi del museo teniamo molto, il fatto che quello che è esposto proviene per il 99% dalla Garfagnana, la Valle del Serchio e le Alpi Apuane. Questa sala abbiamo tutti i materiali degli eserciti alleati. Per alleati si intendono gli americani, quindi usarmi, gli inglesi, e abbiamo anche qualcosina dei partigiani. E degli americani ci sono anche i battaglioni dei brasiliani, della 92esima divisione Buffalo, probabilmente i neri, e degli indiani ce ne sono l'ottava divisione indiana, che c'erano anche i famosi Gurkha. Una particolarità di questo museo è la sala dedicata a Ivano Guidi, dove sono presenti parte dei reperti degli aerei caduti in Garfagnana. Questo rappresenta anche una unicità, in quanto solo qui si trova questo tipo di reperti bellici. Sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici, torniamo a Lucca sulla piazza coperta di San Concordio. Inutile negarlo. Dietro i sorrisi di convenienza un po' di tensione c'era a San Concordio, in occasione del sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici alla piazza coperta, perché questa è un'opera sulla quale si è molto polemizzato a giugno in occasione della campagna elettorale. Da una parte c'è la maggioranza che ripete di essersi trovata l'opera tra capo e collo e che adesso dovrà deciderne l'utilizzo. Una decisione che sarà presa con calma, ha fatto capire il presidente della commissione Marco Santi Guerrieri, eventualmente sentendo anche il parere dei residenti. Stamattina è semplicemente per capire esattamente l'oggetto dell'ordine del giorno, cioè che è la piazza coperta, cioè quella che è la storia, quella che è stato l'iter e quello che ad oggi è lo stato dei lavori. Successivamente faremo anche delle commissioni specifiche, ovviamente, per dare un destino a questa opera pubblica, e faremo delle commissioni, eventualmente vedremo se ci saranno i requisiti necessari per poterle fare, invitando anche eventualmente il comitato, ad esempio, di San Concordio. L'ex maggioranza, ora opposizione, difende l'opera che, ricorda Francesco Raspini, è stata realizzata per recuperare l'area ex Gesam, in cui i lavori erano stati bloccati a causa dell'inquinamento e della spinta della falda acquifera. E l'ex assessore è convinto che la piazza coperta alla fine sarà apprezzata. È una struttura che nel corso degli anni, con l'uso, sicuramente sarà valutata positivamente dagli abitanti, anche da tanti di quelli che oggi non la vedono di buon occhio. Intanto i lavori vanno avanti e la piazza dovrebbe essere completata entro il marzo del prossimo anno. In linea generale si dovrebbe arrivare verso metà marzo, fine marzo. Poi ovviamente anche questo è sempre legato al caro prezzo e quello che può succedere. Con la situazione attuale, diciamo, se non succede niente eccezionale, fine marzo dovrebbe essere completata l'opera. Nel fine settimana che ci attende tornano le giornate del FAI. Un weekend dedicato alla scoperta del patrimonio di storia, arte e natura dei nostri luoghi. Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano anche a Lucca le giornate FAI d'autunno per la raccolta fondi destinati al restauro dei monumenti e siti del territorio. La delegazione provinciale diretta da Lucilla Benvenuti aprirà al pubblico tre siti storico-ambientali amati per la loro peculiarità e bellezza. In centro storico il Giardino Botanico. La visita è l'occasione per celebrare i suoi 200 anni. La chiesa di Santa Caterina, luogo del cuore FAI, e il paese di Benabbio, nel comune di Bagni di Lucca. Quest'anno abbiamo tre siti aperti, molto interessanti. Abbiamo il Giardino Botanico, che faremo noi come narratori volontari insieme alle guide che sono del Giardino Botanico, e questo è importante perché si vorrebbe mettere in evidenza questo bellissimo giardino che è anche museo botanico. Gli altri due siti sono la chiesa di Santa Caterina, luogo del cuore per il FAI, che ha raggiunto nel 2010 migliaia di voti e ha potuto avere le sovvenzioni da parte del FAI, della Banca Intesa San Paolo, dove l'hanno questa chiesa restaurata, che è la chiesa di Santa Caterina di fronte dell'ex manifattura tabacchi. E l'altro sito interessantissimo, che noi abbiamo sensibilità per il territorio, è Benabbio, che ha aperto il paese in festa. La ciliegina sulla torta è il concerto che ci sarà il 16 di ottobre alle ore 16 presso la chiesa, con il coro di Lucca, dell'oratorio di Santa Cecilia, che è della cattedrale del Duomo. Vi aspetto in tanti, andate sul sito www.fai e prenotazioni.
E dopo questo invito noi ci fermiamo per quanto riguarda la prima parte del TG Giorno, breve pausa, ma rimanete con noi perché ci sarà un'ampia pagina sportiva. In primo piano la qualificazione della Lucchese che ha vinto ai calci di rigore contro Fiorenzuola al secondo turno di Coppa Italia di Serie C, ma anche purtroppo le brutte notizie sul conto della giocatrice americana del basket Lemura, Jalen Agnew, la cui stagione in pratica è finita. Questo significa che il basket Lemura deve tornare sul mercato. Questo tra poco nella pagina sportiva.